Una bellissima notizia per noi tifosi napoletani, un po' meno per i tifosi di FIFA. Cosa sto intendendo, ragazzi? Il Napoli ha firmato questa mattina un accordo con Konami per portare la SSC Napoli, quindi tutto il marchio SSC Napoli su eFootball PES, su PES 2023. Va bene? L'esclusiva parte dal 2023, quindi per il prossimo anno ci sarà su FIFA 22. Il Napoli con la maglietta originale, il logo e tutto, e quindi si chiamerà SSC Napoli. Poi, come sappiamo tutti, da quest'anno, se non sbaglio, dall'anno scorso, la Juventus è diventata anche lei partner ufficiale di PES e quindi si chiama Piemonte Calcio. Vedremo una campagna calcio, non lo so, poi si vedrà come la chiameranno in FIFA, però fatto sta che il Napoli si sposta su PES e addirittura Konami fa cambiare anche il nome al centro sportivo del Napoli. Il nuovo centro sportivo si chiamerà Napoli Konami Training Center. Ora questa cosa non so a livello societario, a livello di soldi, se ci sarà qualcosa sotto, perché io penso se loro ti fanno mettere anche il nome, qualcosa di soldi te l'hanno dato. Aurelio De Laurentiis, vecchia volpe. E bisogna vedere se le magliette ora cambieranno, se Napoli andrà su qualcosa di veramente grosso, tipo Armani. Si parlava addirittura di Emporio Armani ultimamente, o rimarrà con K, ma come sappiamo con K non c'è una grande intesa e quindi forse si leverà da lì. A questo punto, se tu firmi un accordo con Konami, che cazzo vai con la maglietta Giuova Legea? E questo io voglio capire. Però fatto sta che l'accordo è stato firmato. Questo è tutto marketing perché in Giappone, se non sbaglio, proprio in Giappone Konami vende tantissimo, PES vende tantissimo, a livello europeo vende più FIFA, però a livello negli altri continenti PES è parecchio più seguito di FIFA. Basta pensare, voglio, FIFA oramai va solo per l'online, perché FIFA va solo su Foot. E il Pro Club va pochissimo, non è che ci sia questa grande nicchia sul Pro Club, addirittura su Volta ancora meno. Quindi è questa la cosa. Poi vediamo. Di sicuro ci saranno le icone del Napoli, penso, come l'hanno fatte per la Roma, per la Juventus. Ritornerà la magica, Maradona, Carica, Giordano. Si guarderà un pochino come la sviluppano, come vogliono fare. Però io penso sia una bella iniziativa da parte di Aurelio De Laurentiis, proprio per espandere il mercato SSC Napoli anche all'estero. Iscriviti al canale e sempre Forza Napoli. Ma giù, dobbiamo andare in Champions League, poi faremo un altro video. Comunque, iscriviti al canale e sempre Forza Napoli.